rifiuti è qui, 300 denunciati e 5 capannoni trasformati in discariche abusive, uno dei quali, occhio bello, sequestrati. È l'imponente bilancio della maxi operazione contro il traffico illecito di rifiuti fatta scattare dai carabinieri del NOE di Venezia. Il gruppo utilizzava strutture di aziende fallite per smaltire i rifiuti senza pagare i costi di discarica. Attenti alla truffa dei tamponi, segnalazioni da varie località del Polesine, malviventi si presentano nelle case sostenendo di essere inviati dall'ULS per fare tamponi a domicilio. L'azienda sanitaria avverte: è tutto falso, sono delinquenti, non andiamo porta a porta, denunciateli. In Polesine 71 positivi in 24 ore, 71 nuovi positivi in 24 ore in Polesine secondo il bollettino dell'ULS, 77 le persone ricoverate, la maggior parte in ospedale a 300 Covid Hospital. La situazione è seria ma non allarmante, spiega il direttore generale dell'ULS 5. Stop al posteggio selvaggio in piazza Merlini in centro a Rovigo. Dopo mesi di lamentele dei residenti esasperati, finalmente il comune interviene e arriva un varco elettronico come quelli usati sul corso. Nuove povertà da epidemia, i servizi sociali del comune di Rovigo in campo per fronteggiare le nuove povertà emerse causa coronavirus e lockdown. I numeri sono pesanti, 600 famiglie prese in carico dal comune, 1500 quelle che hanno richiesto i buoni spesa. Aiutiamo anche a pagare le bollette, spiega l'assessore ai servizi sociali Mirella Zambello. Si riempie il Covid Hospital, sono già 80 le persone ricoverate all'ospedale San Luca di 300, divenuto Covid Hospital del Polesine. Per seguirle sono necessarie 120 persone tra medici e infermieri complessivamente. Se la situazione peggiorerà dovremo fare arrivare altro personale da altri reparti o da altri ospedali del Polesine, annuncia l'ULS 5. Mascherina obbligatoria in classe, da oggi ai sensi del nuovo DPCM la mascherina è sempre obbligatoria in classe per chi fa lezioni in presenza anche quando si è seduti al banco. Lo ha spiegato il presidente della regione Luca Zaia nel consueto appuntamento con la stampa. Il tribunale in centro non si tocca, i negozianti del centro hanno cominciato a esporre in vetrina le locandine che chiedono che il tribunale rimanga in centro. La mobilitazione prosegue per evitare la desertificazione del cuore di Rovigo.